Ciao ragazzi, è fine novembre e abbiamo ormai l'inverno alle porte. Non è proprio ancora inverno, però fa freddo abbastanza e quindi per proseguire la serie dei libri che vi consiglio durante le stagioni o durante particolari eventi dell'anno, questo video vi parlerà insomma dei 5 libri, questa volta sono solo 5, da leggere in inverno, perfetti per l'inverno. Sono comfort book, quindi libri che si leggono con piacere sotto le coperte perché sono un po' dei mattoni, oppure sono un po' delle fiabe, oppure sono cose che richiedono un grandissimo coinvolgimento anche emotivo e che secondo me trovano la loro perfetta stagione in inverno, anche se poi ovviamente ve li potete leggere tutto l'anno, cioè è soltanto l'occasione per consigliarvi dei libri. Ciao, se non mi conosci, io sono Federica, qui parliamo di letteratura, libri, romanzi, ma anche editoria, femminismo e critica letteraria. Il primo libro che mi piacerebbe consigliarvi l'ho appena finito in realtà e non lo avevo mai letto. Se non lo avete ancora fatto, nemmeno voi, fatelo per questo inverno perché è Peter Pan. Io definirei la scrittura di Barry praticamente diabolica. È esattamente come quella di un pifferaio che Amalia incanta, venata da intelligenza e ironia. La storia è quella del film Disney, ovviamente, ma molto edulcorata è quella Disney, perché in realtà questo Peter Pan di Barry è una figura un po' ambigua. Questa caratteristica in realtà già si vedeva nel cartone animato Disney, però qui e nel libro è molto più accentuata. C'è una vena misogina in Peter Pan, possiamo così dire, che vuole anche assoldare Wendy perché deve fare da madre ai bambini sperduti, da madre, leggi, serva praticamente. Peter Pan, infatti, è il personaggio che incarna l'infanzia in tutte le sue sfumature e soprattutto contraddizioni. Peter Pan è innocente, ma anche egoista, è buono, puro, ma anche cattivo, spensierato, ma anche però fortemente crudele. E tanto che questa ambiguità influenzerà molto anche autori successivi, come per esempio Goldman e soprattutto il suo Signore delle Mosche, dove non a caso c'è un'isola piena di bambini che sono liberi dal controllo dei genitori, esattamente come succede in Peter Pan. Quest'isola deserta, e non a caso, infatti, diventa un teatro di violenze, e così succede anche nell'isola che non c'è, dove molti particolari che vengono un po' fatti passare, insomma, in passato sottobanco, in realtà sono crudeli, efferati, gli indiani, i pirati, le sirene. Questi giochi dei bambini nascondono dei dettagli molto inquietanti. Gli indiani, per esempio, portano alla cintura degli scalpi di esseri umani, compresi appunto i bambini. Però la penna di Barry è così bella e così ricca che riesce a rendere questi tratti satirici leggeri, nonostante tutto, nonostante la loro, tra virgolette, scabrosità. Peter Pan, insomma, è un libro da scoprire con un occhio adulto, però è anche un bellissimo libro, davvero magico, con una scrittura incantevole, come vi dicevo, con dei personaggi stupendi. Sono personaggi che riescono a portarti in un mondo lontano, proprio come in una bella fiaba. Il secondo libro che vi consiglio è Il ballo di Irene Nemirovsky, ambientato in inverno, un racconto molto breve, si legge in un'oretta o forse al massimo due, che è in parte autobiografico e racconta un episodio che ha al centro una 14enne Antoinette che si vendica della madre che ha organizzato un ballo, non l'ha invitata e quindi la figlia non consegnerà gli inviti e a questo ballo non si presenterà nessuno umiliando la madre. I genitori di Antoinette sono degli arricchiti, dei parvenu, che per la prima volta vogliono appunto organizzare qualcosa che li rappresenti dal punto di vista sociale, che rappresenti questa nuova vetta, questa posizione che hanno raggiunto. Sono volgari e infatti il libro è anche una critica alla società che mette ai margini i poveri e che li riempie di questo senso di riscatto, un senso di riscatto che però è legato soltanto all'avidità e ai beni materiali e che lascia fuori i sentimenti più umani, tant'è che appunto Antoinette viene esclusa da questo invito. Tra l'altro con questo breve racconto autobiografico Irene Nemirovsky mette in luce il rapporto
rapporto madre-figlia, che appunto è autobiografico e che è al centro del femminismo degli anni 70, degli anni 80, quello della seconda ondata. E in questo rapporto madre-figlia c'è quindi una madre che in qualche modo invidia la giovane età e il ruolo seducente della figlia che si sta affacciando all'adolescenza e quindi la sopprime, per così dire. C'è quindi il tema della rivalità e della competizione che viene proprio messa in atto dalla società. È un racconto che vale la pena se non avete mai letto Irene Némirovsky e in poche righe contiene un mondo cristallizzato che è quello della Parigi del 1928 che si sta avviando inconsapevolmente alla Grande Depressione del 1929 e poi agli eventi nazisti di cui la stessa Némirovsky rimarrà vittima. Il terzo libro che vi consiglio è Delitto e Castigo che io ho letto nell'inverno dei miei 16 anni. Per me è stato un vero e proprio romanzo spartiacque nella mia vita. Io ricordo proprio con nitidezza una me sedicenne calata su questo libro con una stufetta accanto e che sente in qualche modo il cranio spaccarsi in due e riempirsi della consapevolezza che ti dava questo libro. Una consapevolezza che riguarda la distinzione tra il bene e il male, per esempio, la presa di coscienza sulla debolezza dell'essere umano, la convinzione di essere qualcosa di speciale, qualcosa di più su questa terra, qualcosa che è meritevole di grandi imprese e che poi in realtà non è nulla di che. Questi sono più o meno i temi Delitto e Castigo che hanno per protagonista lo studente Raskolnikov, che in un impeto di vanagloria e senso di onnipotenza, con un pretesto qualsiasi, uccide un'usuraia. Qui Dostoevsky dà vita a un romanzo psicologico, perché Raskolnikov passerà tutto il libro a riflettere non tanto su quello che ha fatto, sulla malvagità di quello che ha fatto, perché secondo lui è una cosa degna di una grande impresa, di un grande uomo quale lui ritiene di essere, quanto dal terrore che è di essere scoperto. E quindi è tutto costruito su una grande tensione psicologica. Alla fine è un vero e proprio thriller con una caccia al gatto e al topo e queste motivazioni profonde che riguardano sostanzialmente il fatto che Raskolnikov vuole dimostrare a se stesso di essere capace di un'impresa tanto grande come togliere la vita a un altro essere umano. La meraviglia che riesce a dipingere Dostoevsky in questo libro ha davvero pochi eguali nella storia della letteratura. Io considero attualmente Dostoevsky il più grande autore per quanto ami Faulkner, per quanto ami Tolstoi, per quanto ami un sacco di autori. Però Dostoevsky, come il Dostoevsky che ho letto a 16 anni in quel Delitto e Castigo, non ce n'è, secondo me. Perché? Perché lui riesce davvero a cogliere l'umanità nella sua interezza, nei suoi istinti più bassi, anche quelli che non sa di avere, sumando le ambizioni più inconfessate, le pulsioni più animalesche e restituendo un quadro che comprende l'uomo come credo nessun altro abbia saputo fare nella storia della letteratura. Un altro mattone che vi vorrei consigliare per questo inverno è La fiera delle vanità di Thackeray, che è un libro che anche io ho letto appunto in quel periodo verso i 16 anni e che ho amato tantissimo, sulle 800 pagine. E di cosa ho amato di questo libro? Ho amato la varietà dei personaggi a cui Thackeray non perdona niente. Il personaggio di Becky Sharp e di Amelia, lei che sono uno l'opposta dell'altra. Amelia è essere puro, innocente, mentre Becky Sharp è ambiziosa e scaltra. Queste due amiche rappresentano il lato ovviamente positivo e negativo dell'animo femminile, soltanto che anche Amelia, che è la più pura, in realtà non esce tanto bene, sin troppo ingenua, sin troppo a volte vanesia, a volte stupidotta, insomma, mentre Becky Sharp così scaltra è quasi cattiva, anzi è cattiva, è una persona che per arrivare al suo obiettivo non si fa nessuno scrupolo, eppure era quello che a quell'età mi aveva colpito di più, mi era piaciuto tantissimo. Ricordo ancora Becky Sharp con grandissimo affetto e soprattutto con la frizzantezza con cui la descrive Thackeray, non solo loro due, tra l'altro, ma tutti i personaggi, perché la carrellata dei personaggi di Thackeray è una galleria di personaggi caricaturali, satirici, dalla grandissima verve, che riescono a dipingere diverse sfaccettature, certo estremizzate, caricaturali per l'appunto, però che riesce a dipingere tantissime sfaccettature dell'animo umano. L'aggettivo più adatto per questo libro è piacevole, una piacevolezza veramente irresistibile, soprattutto nella scrittura di Thackeray che si rivolge direttamente al lettore con un
con un escamotage che era molto in voga in epoca vittoriana e che davvero fa innamorare della lettura. Io ve lo consiglio vivamente, secondo me per l'inverno è proprio perfetto per mettersi sotto a un piumone e immergersi in queste atmosfere pittoriane e in questi personaggi piacevolissimi e vivacissimi, dalle tinte così forti da sembrare veramente vivi. Infine, siccome praticamente vi devo consigliare un libro di Geschia Rolozzo ogni volta che registro un video, questa volta è il turno di Scomparsa. Ve lo consiglio perché anche questo è un mattone e quindi ci sta, è un thriller e quindi ci sta, però Geschia Rolozzo ovviamente non si limita a queste etichette superficiali, per così dire. Credo che Scomparsa sia tra l'altro io ho letto una decina di romanzi della Oz, ma credo che questo sia il titolo che mi ha colpito di più, perché anche questo indaga in una maniera chirurgica nell'animo degli esseri umani e in particolare di questa famiglia americana, la tipica famiglia americana perbenista e agiata, sconvolta dalla scomparsa di una delle figlie. E quindi cosa fa? Come al solito la Oz scardina l'ideale del sogno americano, il tipico ambiente borghese con la casetta, la villetta, la famiglia per bene e tira fuori il peggio di questi personaggi, la cattiveria che c'è nascosta dietro le tende di queste case, la miseria umana, non quella materiale ovviamente, e la trama racconta appunto di questa famiglia che ha due figlie, una considerata il genio e l'altra invece nella ordinarietà e quindi poco interessante. Questa figlia che scompare, la preferita dei genitori, la cosa peggiore è che viene accusato il fidanzato dell'altra, che è un militare, di averla in qualche modo aggredita e di averla fatta scomparire. E quindi la Oz costruisce una narrazione molto corposa su quelli che sono, i limiti e le bassezze appunto di questi personaggi, di questa famiglia, e soprattutto poi all'interno fa un excursus sulle carceri americane, una digressione molto molto interessante che colpisce molto perché va al cuore del sistema carcerario americano. Quindi lei è sempre un'autrice veramente di una solidità davvero impressionante. Io mi mangio sempre le mani perché non le vogliono dare il Nobel, anche se per fortuna almeno quest'anno è andato Annie Ernaux, e però questo libro secondo me è uno di quelli che merita particolarmente, secondo me anche molto di più di Una famiglia americana. Questi erano i miei 5 consigli per questo inverno. Fatemi sapere se vi è piaciuto qualcuno in particolare, se ne leggerete qualcuno oppure cosa leggerete voi. Non dimenticate di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti e di mettermi un like di supporto. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima!